Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù uscì di nuovo lungo il mare. Tutta la folla veniva a lui ed egli l'ammaestrava. Nel passare vide Levi, il figlio di Alfeo, seduto al banco delle imposte. E gli disse: «Seguimi». Egli, alzatosi, lo seguì. Mentre Gesù stava a mensa in casa di lui, molti pubblicani e peccatori si misero a mensa insieme con Gesù e i suoi discepoli. Erano molti, infatti, quelli che lo seguivano. Allora gli scribi della setta dei farisei, vedendolo mangiare con i peccatori e i pubblicani, dicevano ai suoi discepoli: «Come mai egli mangia e beve in compagnia dei pubblicani e dei peccatori?» Avendo udito questo, Gesù disse loro: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Non sono venuto per chiamare i giusti, ma i peccatori». Questa pagina del Vangelo è nota come la vocazione di Matteo, la vocazione di Levi. Straordinario ricordare la traduzione pittorica che ne ha fatto Michelangelo Merisi, Caravaggio, la vocazione di Matteo, un quadro di una ricchezza umana ed evangelica davvero straordinario, insuperabile, i suoi chiaroscuri, le luci, la gestualità. Sì, noi la chiamiamo la vocazione di Matteo ed è proprio l'incontro tra Gesù e Matteo che diventerà discepolo ed evangelista. Però forse non è qualcosa che riguarda soltanto Matteo, questa vocazione. Vocazione è una parola che forse può fare un po' paura, forse l'abbiamo rivestita di contorni anche magici, sembra quasi una telefonata arrivata sul telefonino, un avvenimento appunto senza chiaroscuri, ma definitivo, ma chissà. Forse la vocazione di Matteo c'entra con il destino di ciascuno di noi e quelle pagine, quei momenti, quegli incontri nei quali Dio si rivela in tutta la sua verità. Ed è interessante che il Vangelo fa accadere questo incontro tra Cristo e Matteo nel cuore della vita quotidiana. Matteo sta svolgendo il suo lavoro, un lavoro dal punto di vista così morale e sociale anche un po' problematico, perché aveva a che fare con i soldi e ogni volta che ci sono in giro dei soldi ci sono in giro anche delle ferite, perché ogni volta che ci sono in giro dei soldi c'è in giro anche la questione del potere, del sopruso, della furbizia. E i soldi in questo caso riguardano anche gli occupanti romani. Insomma, Matteo fa un lavoro che è abbastanza tagliente nelle sue conseguenze. Eppure anche lì può accadere l'incontro con Dio. Sì, ciascuno di noi non senta la sua vita quotidiana, per quanto feriale, ordinaria, banale, distante da grandi avvenimenti, ciascuno di noi non la senta capace di incontrarvi e riconoscervi la presenza di Dio. Così come nella tela di Caravaggio la luce ci colpisce e la seguiamo perché è contornata con precisione dalle ombre, così nel grigiore, nell'oscurità, nella marginalità della nostra vita quotidiana, nell'esercizio delle nostre funzioni, quasi come se fossimo burattini, anche lì può accadere la vocazione, l'incontro con Dio che illumina tutti gli aspetti dell'esistenza. E se lo si segue, tutto assume finalmente un significato di pienezza. E poi c'è un altro aspetto, la compagnia di Gesù. Lui frequenta personaggi ma poco raccomandabili, pubblicani, così persone discutibili,
E però ci sono sempre lì quelli che così fanno dei musi, discutono e danno suggerimenti, non sta bene che tu frequenti persone compromesse, non sta bene che tu ti accompagni, che tu ti siedi a tavola con queste persone problematiche. E Gesù risponde con un'affermazione straordinaria, non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Verrebbe da dire questo: chi di noi di fronte a Cristo ha la sfacciataggine di riconoscersi sano? È soltanto quelli lì che non gli va bene niente, che hanno sempre qualcosa da ridire anche di fronte alla misericordia di Dio. Ecco, sono belli questi due aspetti del Vangelo di oggi. Il primo è che non esiste ferialità, banalità, non esiste grigiore nel quale Cristo non ci possa chiamare ad una vita piena. La vocazione di Matteo Levi, con i suoi chiaroscuri, ci dice questo. E la seconda è che Cristo ci è compagno, ci è vicino nelle nostre ferite, nella nostra fragilità. Non è venuto per i sani, ma per i malati. E chi di noi, di fronte a Cristo, ripeto, ha la sfacciataggine di definirsi perfetto, sano, allora forse vuol dire che Gesù è venuto per ciascuno di noi e questa è davvero una buona notizia.